benvenuti ad una nuova edizione del TG di Diregiovani.it, trivellazioni referendum per il 17 aprile. È arrivata nella giornata di ieri la firma del presidente Sergio Mattarella in calce all'atto deliberato dal Consiglio dei Ministri, che indice referendum sulle trivellazioni per il 17 aprile. La consultazione riguarda l'abrogazione del comma 17, terzo periodo dell'articolo 6, del decreto legislativo numero 152. Con il parere referendario da esprimere il 17 aprile si chiude definitivamente la possibilità di avere l'election day, l'accorpamento cioè della consultazione referendaria alle elezioni amministrative. Nonostante le proteste di Greenpeace e delle altre associazioni ambientaliste sullo spreco di denaro pubblico, il mancato election day rispetta in pieno la legge del 2011 che regola la materia. Secondo la legge, infatti, l'accorpamento si può fare solo referendum con referendum, elezioni con elezioni. La Sentinella numero 3 è in orbita. È partito il 16 febbraio il satellite Sentinel-3A, che va ad aggiungersi ai fratelli del programma Copernicus già in orbita. A spingere il satellite da 1150 tonnellate, oltre alla nostra atmosfera, è stato il lanciatore Rokot. 90 minuti dopo, i primi segnali li ha ricevuti dalla base Kiruna in Svezia, mentre la salute di Sentinel-3A è stata tenuta sotto controllo dal centro ESOC dell'ESA a Darmstadt, in Germania. La missione è la terza di un gruppo di sei, che ha il compito di formare una famiglia di satelliti dediti alla costante osservazione della Terra per fornire dati sull'ambiente e per supportare le attività civili di sicurezza. Cala Mariolu si laurea la spiaggia più bella d'Italia. La bella stagione si avvicina e cresce la voglia di partire per le vacanze. Per gli indecisi sulla meta da sogno da raggiungere, ecco la Traveler's Choice Beaches Awards, la classifica delle spiagge più belle del mondo, stilata da TripAdvisor. Al primo posto si è piazzata Grace Bay, Turks and Caicos, spiaggia caraibica nell'area di Providenciales, di sabbia finissima e bianchissima, protetta dalla barriera corallina. A seguire la Baia do Sancho in Brasile e solo terza Playa Paraíso a Cuba. Il podio italiano delle spiagge più belle vede primeggiare Cala Mariolu a Baunei, a Ogliastra, la Pelosa di Stintino in provincia di Sassari e la spiaggia di Tropea a Vibo Valentia. Mappata la superficie di Marte. Il pianeta rosso è sempre più al centro delle fantasie degli astronauti, un traguardo da raggiungere al più presto, ma non prima di aver pianificato ogni minimo dettaglio. È in quest'ottica che è nata l'esigenza di mappare Marte. A disegnarla sono stati gli esperti di Ordnance Survey, l'ente pubblico britannico incaricato di eseguire la cartografia del Regno Unito nella risoluzione originale di 70 MB. I primi turisti spaziali un giorno potrebbero volerne una copia cartacea. Per ora, la prima mappa di Marte, concepita per il grande pubblico e non solo per astronomi e geologi, rimane una chicca per internauti. L'organizzazione che celebra i 225 anni dalla fondazione ha voluto testare per la prima volta le sue tecniche di rappresentazione del territorio su un pianeta diverso dalla Terra. Il risultato è una mappa in scala 1 a 4 milioni, che copre una vasta area nella parte occidentale dell'Arabia Terra, una delle zone geologicamente più antiche di Marte, che incorpora i siti di atterraggio del rover Opportunity e del Mars Pathfinder. La missione di Astro Samantha è diventata un film. Si chiama Astro Samantha, la donna dei record nello spazio, il documentario dedicato alla missione futura di Samantha Cristoforetti, che sarà proiettato al cinema il 1 e il 2 marzo. Immagini spettacolari dell'avventura, accompagnati da retroscena, aneddoti e curiosità della vita in orbita, svelano al grande pubblico una versione inedita della donna, che grazie alla sua impresa è divenuta simbolo di coraggio e determinazione. La macchina da presa del giornalista e autore di reportage Gianluca Cerasola e la voce narrante dell'attore Giancarlo Giannini seguono le diverse fasi di preparazione della missione, gli inediti momenti precedenti al lancio, con la presenza per la prima volta in video della famiglia di Samantha, l'arrivo nello spazio e il ritorno a casa del capitano dell'aeronautica militare. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del TG di Diregiovani.it. Arrivederci.